Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati in questo nostro nuovo episodio di Let's Explore, la serie saltuaria dove andiamo a scoprire insieme alcuni dei titoli più interessanti che magari sono meno conosciuti ai più, oppure titoli ancora in alfa, in beta o semplicemente dei demo di alcuni giochi che secondo me potrebbero solleticare il vostro interesse. Oggi siamo qui con War Tile. War Tile, esattamente di che cosa si tratta, visto che questo menu è abbastanza scarno? Beh, War Tile è un GDR di strategia con una visuale da mappa esagonale, come state vedendo qua, nella quale noi principalmente andremo ad utilizzare dei personaggi vichinghi all'interno di un vero e proprio gioco da tavolo tattico con delle miniature come se effettivamente giocassimo a un gioco di ruolo. Dal punto di vista più narrativo, si tratta di un gioco appunto di strategia tattico nella quale noi andremo a controllare un gruppo da guerra vichingo impersonato da delle miniature semoventi. Ispirate a questo universo mitologico della cultura norrena. Principalmente dovremo iniziare una sorta di viaggio epico per andare a salvare il nostro villaggio da una terribile pestilenza e malattia, andando via via sempre di più scoprendo nuovi misteri che si legano al nostro mondo a partire dalle alte sfere delle divinità. Quindi direi andiamo subito a partire con un nuovo gioco, una nuova partita. Il lato positivo è che il gioco è interamente tradotto, non è doppiato, ma è interamente tradotto, quindi la cosa è sicuramente positiva. Quindi partiamo con velocità normale e andiamo a seguire insieme questo nostro primo gameplay. A mysterious plague is spreading around the Northern Kingdoms like wildfire. After a long time, it's finally engulfed your village. Inside the small huts, sick villagers moan faintly as their life force fades away bit by bit. This morning, your father, the Jarl of the village, finally succumbed to the plague. Standing at the ceremonial pyre, you take up his mantle and ask the village Gordy for advice. The village Gordy greets you. Times are tough. We must appease the god of healing through a blood sacrifice. Take the boat to the Tears of Eir and make an offering at the sacred pond. Ok, questa è la nostra missione. Procurati un animale da sacrificare e raggiungi la tua nave. Missione secondaria: incendia la pira funebre liberando lo spirito di tuo padre, permettendogli di raggiungere quindi l'aldilà. Una delle cose che personalmente a me piace molto, qua ci fa vedere l'aspetto del movimento. Quando le miniature si spostano, bisogna attendere qualche secondo prima di spostarsi nuovamente, e l'attesa è data da questa striscia bianca che vedete che si scarica lentamente intorno al nostro personaggio. Una delle cose che vi dicevo mi piace di più di questo gioco è che noi giochiamo letteralmente, come vedete, in un diorama, ragazzi. Noi giochiamo letteralmente in un diorama. Con le caselle esagonali. La mappa di gioco è brutalmente tagliata, proprio come se fosse una grossa miniatura. Quindi è di sicuro un aspetto interessante e nuovo. Allora, iniziamo, andiamo verso avanti. Ok. Allora, una miniatura può interagire con questo tutorial per mostrarne il contenuto. Va bene, andiamo qua.
Sul lato destro dello schermo trovi infatti gli obiettivi. Il primo obiettivo, come vi dicevo, quello dorato, è il nostro obiettivo primario. L'altro invece è l'obiettivo secondario. Ovviamente più obiettivi andiamo a fare, più vantaggi abbiamo alla fine della nostra missione. Anche perché noi ragazzi, essendo dei norreni, puntiamo tutte sulle razzie. Più razzie facciamo, più bottine abbiamo e soprattutto più abbiamo modo di equipaggiarci. Se noi ruotiamo la telecamera, vediamo che comunque abbiamo la visuale abbastanza ampia e possiamo analizzare appieno le nostre mappe. Questa è piccolina, ragazzi, ma le prossime comunque saranno molto molto più grosse. Come vedete c'è anche la possibilità di ruotare con la tastiera, ma tutto sommato non c'è molto motivo di farlo. In alcuni livelli le miniature possono raccogliere oggetti specifici per eliminare ostacoli e completare obiettivi. In questo caso noi andiamo a racimolare... ah no, ecco, la pira è qua, scusate, ho sbagliato, ok. Prendiamo la pira, ottimo, e andiamo... ah, eccolo qua, questa è la pira, perfetto, è la pira, la torcia. Andiamo a dare fuoco alla pira, ottimo. The ceremonial pyre, sending your father onto his last journey. You feel the eyes of the villagers weigh on you. Ottimo. Adesso dobbiamo andare a trovare la nostra pecorella. Innanzitutto portiamoci avanti e iniziamo a fare un po' di bottino, perché vedo qua due... Ok, abbiamo preso un'ascia e qua invece abbiamo dell'oro. Ok, ottimo. Qua abbiamo un altro bottino, quindi proviamo ad andare intanto giù. Come vedete noi possiamo continuare a spostarli anche se non sono ancora in tempo. Abbiamo trovato un elmo, ok, un altro elmo, molto bene. Andiamo qua a prendere intanto la pecorella. Ok, shift, possiamo impartire movimento a tutti. Molto bene, la cosa mi piace molto, così almeno non perdiamo tempo. E infatti, vedete, in questo caso si stanno muovendo tutti del massimo della loro velocità. E adesso possiamo andare a casa, cioè partire. You push the boat into the ocean. As you look back, you spot a flicker of hope in the villagers' eyes. Bene, prima missione abbastanza easy, terminata. Abbiamo guadagnato entrambi gli obiettivi, punteggio tale, non abbiamo ucciso nessuno. Punteggio, come vedete, sta letteralmente aumentando. La cosa interessante è che questo gioco premia la velocità. Quindi meno tempo ci mettiamo, meno ferite subiamo, ovviamente più vantaggi abbiamo. Quindi dobbiamo giocarcela molto bene con le nostre movimenti. To end the mysterious plague by making a sacrifice to the gods. Ok, andiamo a sacrificare la pecorella. Questa, ragazzi, che vedete è principalmente la mappa di gioco con le varie caratteristiche e possibilità che abbiamo. Abbiamo il mercante, nella quale potremo, come vedete, andare a comprare oggetti o venderli. Questo è il nostro equipaggiamento, questo ci fa capire quello che è in uso e questo invece è quello che possiamo comprare. Questi che vedete invece sono dei gettoni che a breve vedremo che cosa serviranno. Gli gettoni potranno essere equipaggiati parte di un... Ok, da parte di un personaggio per essere potenziato a sua volta come caratteristiche stats. Questo è il nostro mazzo, cioè in questo caso il mazzo non è nient'altro che
le abilità dei personaggi che andremo ad utilizzare, anche perché noi avremo la possibilità, come vedete, di andare a reclutare diversi personaggi con una diversa stats e ovviamente anche con diversi bonus e anche diversi carte e abilità. Andiamo a vedere anche l'ultima, ecco questa qui, e abbiamo anche un minimo di trama, quindi non è assolutamente male come cosa. Questa è la zona nella quale possiamo andare a equipaggiare al meglio i nostri personaggi. Come vedete, noi abbiamo la possibilità di vedere Eccolo qua. L'oggetto equipaggiato è in realtà l'oggetto che andremmo noi ad equipaggiare. Non credo che ci sia nulla di interessante se non per il fatto che vorrei mettere un bell'elmo a lui perché ha l'ascia, la lancia. Ottimo. Questo mi sembra migliore come scudo. Ok. Quindi approfittiamone, andiamo qua e andiamo a vendere tutto il possibile, perché un po' più di gold non fa mai male averlo. Facciamo così e anche questa. Mi piacerebbe avere questo. No, questi sono però già i nostri, quindi probabilmente dovremmo avere la possibilità, eccolo qua, di potenziare il suddetto personaggio. Direi iniziamo a dare lui il bonus armatura perché lo usiamo un pochino di più come tank, mentre lui che ha la lancia lo usiamo maggiormente con i danni. Perfetto. Poi andiamo nella nostra mappa di With a gioco small sacrificial lamb in tow, e andiamo your avanti. warband go ashore at the Tears of Ayr. Your journey is interrupted by a band of rowdy Norsemen who have taken refuge near the tree. They have no intention of letting you pass, not in one piece. Ok, come vedete abbiamo trovato finalmente la zona esatta dove andare a fare il nostro sacrificio, però purtroppo la zona è occupata. Un'altra cosa interessante è che noi abbiamo la possibilità anche di superare lo stesso livello più volte con un livello di difficoltà maggiore. Se dovessimo riuscire a superarlo con livelli di difficoltà maggiore, noi abbiamo ricompense ben più alte. Quindi anche questo è una sorta di backtracking interessante per potenziarsi. Andiamo a pianificare bene il nostro team e iniziamo. The Tears of Ayr appears through the fog. The air crackling with cedar, a crimson tree bears testament to the god of healing. Suddenly, the Norsemen draw their swords. Ok, i Norreni hanno deciso di darci battaglia. Come vedete, il diorama è molto grosso, già non è piccolo come quello di prima, e soprattutto è su più livelli. Questa parte di mappa che vedete sono su più livelli darà dei bonus e dei malus in battaglia, perché se tu hai modo di combattere su una casella più alta dell'altro, hai un bonus ai danni. Mentre se tu ricevi un attacco da una casella più in basso, ricevi una penalità alla difesa. Allora, vediamo un pochino. Al momento non c'è nulla di interessante, quindi direi iniziamo ad avanzare così. Avanzeranno anche loro piano piano. Carta abilità. Allora, iniziamo a spostarci qua. Lui qua. Perfetto. Ogni miniatura possiede delle carte di abilità uniche che si sbloccano mano a mano che essa sale di livello. Le carte abilità sono visibili nell'angolo, quella che state vedendo qui. Ricorda di usarle con frequenza perché da esse dipende spesso il tuo successo sul campo di battaglia. Ma questo in parte l'avevamo già spiegato. Nuovo forziere, abbiamo avuto che cosa? Una lancia. Va bene. Ok.
Proviamo a vedere se ci spostiamo qua, li attiviamo, perfetto. Allora andiamo qua. Colpo paralizzante su di lui, ottimo. Benissimo, lui si sposta qua. Lui si sposta qua e fa un colpo stordente. Ha crittato. Come vedete, il cerchio rosso più si trova a contatto con il bordo, più significa che la salute del personaggio è alta. Più andremo avanti e ovviamente più sarà complesso riuscire a gestire al meglio un combattimento di questo tipo, dato che possiamo rallentare il tempo, ma non possiamo interromperlo del tutto. Stiamoci qua, andiamo avanti. Qua abbiamo nuovi nemici. E questo qua. Perfetto, così li abbiamo attivati. Iniziamo a rallentare, mettiamoci in posizione giusta. Fermi. Colpo paralizzante su di lui. Perfetto. Ottimo. Perfetto, adesso questo lo facciamo avanzare. E andiamo qua. Benissimo, e l'ultimo colpo ci permette di ucciderlo. Molto bene. Allora, andiamo avanti, cerchiamo di aprire questo forziere. Bene, bene. Un randello, poca roba. Ok, siamo entrati nella caverna. Qua al momento non c'è roba molto grossa, quindi credo che potremmo permetterci di fare così e mettere lui qua. Mettiamo lui qua e lui qua. Colpo paralizzante su di lui, sì, mi sembra una cosa buona. Mentre lui usa il colpo stordente su di lui. E l'ultimo colpo dovrebbe riuscire ad ammazzarlo. Perfetto, ottimo. Carta trappola. Ok, possiamo piazzare una trappola che infligge 10 danni a chi ci passa sopra e immobilizza la vittima per 8 secondi. Ok. Abbiamo guadagnato del punteggio in più. Proviamo intanto a spostare i nostri personaggi a bordo mappa e carte punti battaglia. Una miniatura può vabbè, questo sì, effettivamente. Questo, ok. Questo ci fa vedere praticamente come utilizzare le carte trappola. Prima del movimento, il personaggio, se ci finisce sopra, subisce appunto gli effetti. In questo caso dobbiamo studiare bene come avanzare. Mi piacerebbe metterla magari qua. Quindi spostiamoci qua, mettiamoci così e andiamo così. Poi queste le spostiamo subito indietro, questa la spostiamo qua e mettiamo la trappola qua. Bingo! Poi la rimettiamo un'altra qua. Perfetto, aia.
colpo paralizzante su di lui. Ottimo. Qui dobbiamo avvicinarlo perché Mili non ci arriva. Ok, ottimo. Non ho voluto utilizzare altre volte le trappole perché perdiamo punti utili per il nostro bottino di fine missione. Andiamo a prendere un po'. Ok, un'altra lancia e un randello. Utile per il nostro lanciere, sinceramente, questo equipaggiamento ci piace. Ok, allora questo lo spostiamo qua, questo lo spostiamo qua. Ahia. Allora questo qua e usiamo il colpo paralizzante qua. Perfetto. Mentre questo usa il colpo stordente. Facciamolo avanzare. Bam! Perfetto. Dai, l'ultimo colpo e lo facciamo fuori. Perfetto. GG. GG. Molto bene. Abbiamo sacrificato la capra verso l'altare, ma si alza uno sguardo verso l'albero color sangue e sussurra. Una presenza malvagia sta interferendo con il rituale. Qualcosa maledetto questo luogo sacro. Esausted from the battle and with the sun setting, the men decide to stay the night. They will travel back to the village in the morning. Ok, vediamo un pochino. Tutto sommato non credo che ci abbiamo messo troppo per superare la missione. Questi sono tutti i nemici che abbiamo ucciso. Molto bene. 1800 e abbiamo guadagnato 100 di gold, ben 5 gettoni, una lancia, uno scudo, un randello e un elmo. Due lance, scusate. Ok. Ok, allora andiamo un attimino qua perché abbiamo delle cose interessanti da vedere. Non sono ancora sbloccate, però queste qua sono ancora tutte a posto. Va bene. Allora, proviamo un po' a vedere i nostri bei personaggi se hanno qualcosa che possiamo andare a usare. Questa, ad esempio, già fa più danni, quindi gliela diamo subito. E al momento non c'è nulla, quindi andiamo dal mercante, andiamo a vendere un po' di robe. Vorrei provare a vedere solo quello che aveva l'attacco. Questo aveva i danni, questo danni perfetti, allora diamogli questo. Perfetto, quindi questo adesso fa due danni in più, ottimo. Gettone armatura 1 e questo maggiore difesa, ma proviamogli a dare quello della difesa, che male non fa. Andiamo nella nostra mappa di gioco, al momento però non si può ancora comprare nulla, quindi proseguiamo. And loud groans pull your men from their sleep. Undead warriors are roaming the shore, one of them in a skull-shaped helmet. Run, or they'll flay us alive, a Viking whispers as he prepares for the onslaught. Ok, questa è la parte che appunto vi dicevo, che noi appunto adesso qua possiamo già superare la missione un pochino più potente, ma noi andremo avanti in questo caso. Quindi avanti, scegliamo i nostri due personaggi e proseguiamo. Draugr, the dead have risen from their graves, your man yells out. This must be the root of the plague. I can feel the evil Sadr through my bones, another warrior replies in disgust. Ok, abbiamo scoperto che la piaga è dovuta al risveglio dei non morti, a quelli che vengono appunto definiti Draugr, gli stessi non morti che sono presenti per chi di voi ha giocato a Skyrim.
Dovremmo occuparci quindi di recuperare il teschio di Ella dagli antichi Norreni e fuggire a bordo della nave. La missione secondaria invece è le navi dei morti. La cieca follia dei non morti si diffonde dalle acque e distrugge le loro navi per fermarla. Inoltre, seconda missione secondaria, raccoglie alcuni esemplari di rospo giallo e trova il laboratorio alchemico nascosto per estrarre il veleno. Ok, ah, eccoli qua, i rospetti gialli. Allora, va bene. Le miniature ottengono un vantaggio in battaglia quando combattono da una casella più alta. E vabbè, questo ve l'avevo già detto in anticipo giocando. Facciamo avanzare facendo un po' una... Perfetto, ok, allora. Colpo stordente. E poi colpo paralizzante appena arriva lui. Come vedete qua in basso, le carte e le abilità si possono usare man mano che il cooldown che vedete qua si lentamente riduce. Siamo in una posizione... porca troia, stavo per dire, siamo in una posizione vantaggiosa, ma in questo caso no, non conviene. Perfetto, prendiamo intanto il ranocchio. Le miniature che attaccano un nemico dalle tre caselle adesso posteriori infliggono molti più danni. Fai sempre molta attenzione a cose come posizioni le armature negli scontri. E beh, giustamente, un attacco alle spalle fa sempre molto più male. Un altro elmo. Ok. Allora... direi ci mettiamo con lui qua. Lui invece si sposta qui e si sposta poi qua. Allora, colpo paralizzante su di lui. Ok, e adesso lui potrà usare il colpo stordente. Perfetto, su di lui. Ottimo, 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 ottimo. Ok, non credo che ci sia nulla che abbiamo dimenticato, vero? No, ok. Quindi proseguiamo. Mettiamoci qua e questi qua. Curiamolo un po', va. Facciamo un colpo paralizzante. E l'ultimo colpo lo ammazza, vero? Perfetto, ottimo. Reliquie. Attiva le reliquie cliccandoci sopra dopo avervi avvicinato uno o più miniature con impegnati in combattimento. L'attivazione curerà le tue miniature ferite. Ah, cavolo, ho usato l'abilità per nulla. Ok, salva i progressi. Ok, va bene, in caso di sconfitta, quindi continueremo da qua. Molto bene. Perché non riesco ad andare avanti?
Ah già, perché forse dovevo usare il tavolo. Forse me ne ero dimenticato. No. E allora come mai, scusate? Ah, ok, boh, semplicemente ho cliccato male. Va bene. Allora, premendo barra spaziatrice puoi rallentare il tempo. Va bene, ok. Questo l'avevamo già visto. Allora, alcune caselle hanno delle proprietà speciali. Le caselle vicino alle navi sono punti da cui i nuovi nemici continueranno ad arrivare finché non avrai distrutto le navi stesse. Fai sempre attenzione alle varie funzioni di questo genere durante le avventure. Vorrei iniziare a mettere però una barricata qua. Ok. Ci mettiamo qua. E questo si sposta qua. Perfetto. Ok, lui va subito qua e noi qua. Mettiamo una bella trappolina qui. Ok. Cerchiamo di fare attenzione dove andiamo. Benissimo, ok. Perfetto, allora. Curiamoci. E curiamoci, perfetto. Ah, bastardo. Si è arretrato. Ok, allora. Andiamo alla ranocchia. Andiamo alla ranocchia. E indietreggiamo. Capisco bene perché non me l'abbia presa. E un colpo paralizzante su di lui. Dobbiamo andare a distruggere queste navi il prima possibile. Ok, ottimo. Va bene, la prima nave è stata distrutta. Aia, sta arrivando un altro. Ci spostiamo qua, qua. Ah cavolo, non ci arriva. Pensavo che riuscisse a prenderlo, ma purtroppo no. Parata e risposta. No, l'ha presa anche lui. Forza. Aia. Ah, ci stanno prendendo entrambi i lati. Ah. Ah. Trappola per orsi.
questa l'abbiamo distrutta. Aspettiamo che sto benedetto uomo si avvicini. E con l'ultimo colpo dovremmo riuscire a ucciderlo. Perfetto. Lui si è bloccato qua. Rimediamo. Ok, colpo paralizzante di nuovo. Via. Si corre. Perfetto. Uff. Bene, 3 su 5, ottimo. Ok, allora questo ci permette di avere 60 velocità di attacco e meno armatura. Proviamo. Wow, spettacolo. Curiamolo e magari andiamo ad usare anche qua l'abilità, perché questo mi sa che è bello tosto. Curiamoli. Ok. Facciamo attenzione, colpo paralizzante su qualcuno appena si avvicinano. No, no, lui no, è quasi morto, direi che non ha senso. Ok, su di lui. Molto bene. Facciamo di nuovo ira su di lui. Colpo stordente, molto bene. Teschio di El, non appena Akon Chioma Dorata raccoglie l'elmo del Draugr, l'aria si riempie delle urla delle anime intrappolate nelle profondità di Hel. Ok, di nuovo ira su di lui e una cura su di lui. Quanto siamo a rane? 8 su 10? Nove su 10? Abbiamo perso una rana? Aia. Dove cavolo è? Ah, eccola qua la ranocchia. Ah, bisogna andare pure nel laboratorio alchimico quassù. Oh no, che noia. Ah, eccolo qua. Eccolo qua dov'era. Mannaggia a loro. Ecco dov'era il laboratorio alchemico.
Non avevo visto la strada. Eccola qua. E infatti abbiamo l'ultimo nemico. Ok, abbiamo evitato i danni da veleno, ottimo. Aspettiamo che passino e poi andiamo in questo... Ok, laboratorio alchemico. Benissimo. E così possiamo tornare a casetta. Glaring at the skull of hell, the Vikings put their oars in the murky water. Dead men forced into battle. Their helmets cursed with evil Seder, one says. Grim news indeed. E in questo giro, ragazzi, mi sa che abbiamo fatto tanti di quei morti che c'è da avere l'imbarazzo della scelta. Guardate che pletora di nemici. 31 nemici uccisi. Ottimo, davvero ottimo. Abbiamo guadagnato anche un totale di 100 gold, ben 5 gettoni e dell'equipaggiamento nuovo che male assolutamente non fa, compreso anche il famoso Elmo di Hel. E possiamo reclutare un nostro nuovo personaggio. The Gordi welcomes you back. I fear you bring disturbing news. Terrified by the skull of hell, he looks you in the eye. Evil Seder has cursed the Tree of Ayr. Even the King of the North has been missing for months now. You have to consult the totems of time. Purtroppo siamo da soli, quindi adesso dobbiamo capire un pochino che cosa andare a fare al meglio. Come vedete, abbiamo diverse possibilità di andare a fare. Questo qui, vabbè, è una piccola easter egg di Halloween, molto tosto, l'avevo già giocato. Mentre infine questo qua è anche un tema extra legata al tema norreno. Andiamo solo a comprare il nostro nuovo personaggio, lo possiamo andare a dare un nome, ma in questo caso noi ce lo prendiamo così com'è. E direi quasi quasi andiamo anche a potenziare a chi di dovere con i nostri equipaggiamenti, quindi andiamogli a dare il bellissimo elmo cazzuto e dato che mi sa che le armi che ha sono decisamente più potenti, non vedo particolarmente motivo per andare a preoccuparsi. Detto questo, ragazzi, direi che è tutto con il nostro War Tile. Ci possiamo fermare qui. Ritengo che sia un gioco molto, molto carino per rallentare un po', passare un po' di tempo e staccare un po' con la testa. Permette sì di avere il grado giusto di sfida, ma senza necessariamente spaccarsi la testa con mille calcoli, tattici e pianificazioni. Detto questo, ragazzi, come sempre ci vediamo con i nostri appuntamenti fissi ogni settimana con Europa Universalis 4, con la nostra serie storico-narrativa con Bisanzio per la formazione dell'Impero Romano d'Oriente e XCOM 2 War of the Chosen. Un saluto a tutti, ragazzi, e ci vediamo molto presto.